Armato di pistola giocattolo, avrebbe rapinato l'incasso dell'Eurospin di via Brindisi a Francavilla Fontana. Pochi minuti dal colpo, i carabinieri arrestano un 45enne del posto. Scoperta dalla Guardia di Finanza a Carovigno una presunta truffa per ottenere finanziamenti pubblici nel settore agricolo, sequestrati immobili e conti correnti per 850.000 euro. 10 comuni della provincia di Brindisi e uno di quella di Taranto hanno sottoscritto il documento per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. C'è un'ampia pagina di cronaca in apertura del TG di Brindisi, a cominciare dalla rapina che è stata compiuta ai danni del supermercato Eurospin di Francavilla Fontana, ma gli investigatori, i carabinieri, hanno assicurato alla giustizia il presunto responsabile. Sentiamo Michele Iurlaro. La pistola impugnata era un giocattolo, ma non potevano certo saperlo i clienti e i dipendenti dell'Eurospin di via Brindisi a Francavilla Fontana, dove nella serata di lunedì un bandito è fuggito via con incasso di circa 1.200 euro. Il colpo, complice la minaccia dell'arma, è riuscito, ma fino ad un certo punto, perché a stretto giro i carabinieri della stazione della radiomobile della compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta hanno individuato il presunto rapinatore, un 45enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, e subito arrestato con l'accusa di rapina a mano armata. A mettere i militari sulla pista giusta sono stati filmati e registrati dalle videocamere di sorveglianza. D'altro canto, fuori e dentro l'abitazione del presunto bandito, gli investigatori dell'arma hanno anche ritrovato la pistola giocattolo e il suo caricatore, mentre il 45enne aveva ancora addosso i vestiti indossati durante il colpo. Il bottino invece non è stato ritrovato, mentre l'arrestato, come disposto dal pubblico ministero, è stato poi condotto nel carcere di Brindisi. Ancora per la cronaca, la Guardia di Finanza di Ostuni ha individuato una presunta truffa che si sarebbe compiuta a Carovigno. Nel mirino delle Fiamme Gialle tre imprese sono stati sequestrati beni e conti correnti per circa 850.000 euro. Gianmarco Di Napoli. Attraverso un sistema di fatture emesse per operazioni inesistenti e di falsi finanziamenti, tre imprese avevano percepito indebitamente aiuti comunitari per 1.300.000 euro. La truffa è stata scoperta dai finanzieri della compagnia di Ostuni, che hanno posto sotto sequestro conti correnti bancari e immobili per complessivi 850.000 euro. I titolari di tre aziende di Carovigno sono stati denunciati per truffa. Le indagini, nate da accertamenti fiscali, si sono concentrate su due società olivicole e una operante nell'edilizia, tutte carovigne, e hanno appurato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti pari a un importo di 525.000 euro e l'ottenimento di aiuti comunitari per l'ammodernamento e il potenziamento di uno stabilimento oleario e la realizzazione di impianti per la spumantizzazione di vini di qualità per un importo di 1.300.000 euro. Il provvedimento di sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza di Ostuni è stato firmato dal GIP del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli. Sono stati acquisiti 219.000 euro sui conti correnti bancari, un appartamento e due locali commerciali, tutti nel comune di Carovigno. Un appuntamento che riguarda la nostra programmazione nel pomeriggio di oggi, una diretta interessante e dettagliata a partire dalle 17 per l'inaugurazione presso l'autorità di sistema portuale di Brindisi dell'InfoPoint. Poi a seguire, sempre su Antenna Sud 85, le suggestive immagini in diretta della dimostrazione anfibia con impiego degli assetti anfibi della Marina Militare e le unità di superficie. Elicotteri, mezzi d'assalto, anfibi, tutto nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario della Brigata Marina San Marco che si sta celebrando in questi giorni, di cui Antenna Sud è media partner. Dunque appuntamento alle 17 per l'inaugurazione dell'InfoPoint presso l'autorità portuale, poi a seguire questa bellissima dimostrazione inedita nelle acque del porto di Brindisi. Andiamo avanti, 10 comuni della provincia brindisina e uno della provincia di Taranto hanno sottoscritto il documento per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Tutto è accaduto stamattina a Francavilla Fontana. Francavilla Fontana, ma anche Celia Messapica, Cistrannino, Latiano, Martina Franca, Mesagne, Oria, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli. Una vasta intesa in una vasta area che vale un protocollo siglato a Castello Imperiali. Obiettivo primario, aumentare la sicurezza stradale. Entro un anno saranno installati in questi comuni nuovi segnali sui limiti di velocità e sulla distanza da tenere dalle bici, ma anche l'istituzione di aree a misura di ciclista.
Tutti questi comuni hanno aderito alla settimana europea della mobilità sostenibile, che significa occasione di confronto, di sensibilizzazione, ma anche di sperimentazione di nuove soluzioni. In più oggi sottoscriviamo un documento che ci impegna formalmente alla realizzazione di una serie di interventi in tema di sicurezza stradale e quindi conseguentemente di mobilità sostenibile. Simbolico, ma non solo, che la prima iniziativa comune sia una staffetta ciclistica che toccherà proprio i comuni interessati, presenti a Castello Imperiali con gli assessori di riferimento. Insomma, si cerca una mobilità sostenibile, una mobilità più sicura. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo della cronaca sindacale, perché tornano a protestare i lavoratori di Cemex GSE di Brindisi, che vedono avvicinarsi il rischio licenziamento, come ci spiega meglio nel servizio Davide Cucinelli. Tornano a protestare i lavoratori cassaintegrati ex GSE ora di CM che si sono ritrovati in presidio davanti all'azienda dichiarandosi stanchi e disperati dopo l'ennesimo tavolo in regione che non ha portato ad uno sblocco della situazione per evitare a breve i primi licenziamenti. La richiesta è quella di evitare la perdita dei posti di lavoro in questa fase di emergenza cercando dalle istituzioni il mantenimento delle promesse e risposte concrete. Quello che chiediamo è questo, di avere ulteriori strumenti per portarci poi fino alla ripresa e trovare una soluzione definitiva. Tra gli impegni presi c'era quello personale del presidente della regione Emiliano che non più tardi delle elezioni regionali aveva preso degli impegni con dei colleghi dove finché c'era stato lui nessuno della DCM rimaneva a casa. Bene, questa ribadisco ancora una volta che questa sarebbe l'occasione che il presidente Emiliano si sieda con questa azienda, perché questa azienda sappiamo che attualmente sta ricevendo anche dei finanziamenti pubblici, quindi finanziamenti pubblici devono essere finalizzati all'occupazione, non al licenziamento. Quindi che le istituzioni a questo punto si siedano con questa azienda per capire cosa vogliono fare, perché non vorremmo che oggi stiamo parlando dei cassintegrati di CM e domani magari si parlasse di cassintegrati DAR. È giunto il momento delle notizie flash da Brindisi e Provincia. Sono 17 ricoverati per Covid all'ospedale Perrino di Brindisi, 9 sono in malattie infettive e 8 in pneumologia. Il post-Covid di Mesagne ospita 3 pazienti. Non ci sarà la classica processione in mare per via delle prescrizioni, ma la festa dell'Ave Maristella al Rione Casale di Brindisi avrà comunque un fitto programma religioso. La festa si svolgerà dal 9 al 12 settembre tra il villaggio Pescatori e la chiesa di Ave Maristella, con una serie di celebrazioni eucaristiche e di preghiere. La Giunta Comunale di Brindisi ha approvato il progetto definitivo degli interventi per la messa in sicurezza del sito naturalistico di Punta della Contessa. Saranno disponibili circa 300.000 euro, in particolare per la difesa di dune e stagni. L'iter è andato avanti per 5 anni con l'obiettivo di tutelare una delle aree naturalistiche più preziose del capoluogo. Nasce il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell'ambito territoriale sociale Brindisi 4. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 8 settembre alle 12 nell'aula consiliare del comune di Mesagne, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dei comuni di Mesagne, Cellino, Erchi, Latiano, San Pancrazio, San Pietro, San Donaci, Tor Chiarolo e Torre Santa Susanna. Conserva Fai da Te, iniziativa che si è svolta anche a Brindisi e promossa dalla Coldiretti sulle conserve appunto fatte in casa. Partita la stagione delle conserve fai da te con i pugliesi impegnati per diletto o per necessità nella trasformazione casalinga dei cibi tra pentole e fornelli per garantirsi un'alimentazione più genuina, ridurre gli sprechi e contenere le spese. La Coldiretti Puglia ha organizzato anche a Brindisi presso il mercato Campagna Amica l'iniziativa La Conserva Fai da Te, un incontro con gli agricoltori della Coldiretti che hanno svelato i segreti delle conserve offrendo l'opportunità di riscoprire questa lontana tradizione. La conserva è decisamente un prodotto tradizionale, prima si faceva in casa, ogni famiglia di questo periodo faceva la passata di pomodoro oppure i pelati. Le aziende presenti qui in Campagna Amica hanno sicuramente delle conserve che ricalcano un po' la tradizione, però ovviamente con una sorta di professionalità in più.
Come prodotti noi abbiamo dalle passate di pomodoro coltivato nelle nostre aziende e poi trasformato secondo metodi tradizionali, oppure anche le varie confetture che vengono sempre dalla produzione di frutta locale, quindi andiamo dalle arance alle pesche alle marmellate, ovviamente senza tralasciare i sottoli, altra grande tradizione diciamo, e qui abbiamo dai carciofini fino alle melanzane e i peperoni. Sono tutte conserve che certamente si possono fare dentro casa, però magari la vita contemporanea ci porta un po' a non avere tempo per questo tipo di prodotto. Musica di alto livello in piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana con lo Swing Brothers, Sergio Caputo e Francesco Baccini. Michele Iurlaro ci descrive quanto accaduto. Lo Swing in piazza, Giovanni XXIII e in fondo anche un po' di rock and roll. Le due star, Sergio Caputo e Francesco Baccini, non hanno deluso le centinaia di fan presenti lunedì sera nella piazza di Francavilla Fontana, tirando fuori un repertorio di alta qualità e vabbè, suonato, con energia, vigore, ritmo. Per un'ora e mezza i due Swing Brothers ci hanno dato dentro, alternando brani più ricercati alle hit di sempre. Il pubblico ha gradito, gli artisti richiamati sul palco per il più richiesto dei bis, anche di più. Beh, non ho scontato, l'hai sentito, si suona. C'è ancora voce? Certo, è la cosa che mi diverte di più. 2 ore di concerto non sei stanco? Assolutamente, potrei farne altre 2. Alla fine tutti felici, quindi amministratori compresi. A me fa molto piacere che siano qui stasera, mi fa molto piacere vedere questa piazza piena, però nel rispetto della normativa che in questo momento è in vigore. Spero che la gente si diverta, si distragga. Abbiamo voluto regalare anche a Francavilla un concerto di altissima qualità e Francavilla ha risposto veramente bene, la piazza stracolma. Vi consiglio di rimanere su Antenna Sud perché tra pochissimo ci sarà un importante TG dedicato a Lecce e Provincia.